Innanzitutto a fare gli auguri a tutti i soci, a tutti gli ospiti, ai nostri intervenuti comunque nella serata. E serve anche a fare gli auguri particolari al professor Ugo Parlozzetti, il quale stasera sarà premiato dalla nostra associazione con la Perlanna 2014. Allora io devo sempre ringraziare il rettore del seminario che ci ha consentito di essere qui in questa sala stasera. Noi siamo reduci da una gita in Slovenia, anche quella dedicata agli auguri con le persone che potevano fare la gita. Quindi con questo chiudiamo il cerchio, che voi rappresentate comunque tutti quelli che sono i nostri soci. Posso presentare il maestro Umberto Zanarelli. Noi abbiamo già avuto occasione di sentirlo con molto fascino, è stata la sua prestazione. L'abbiamo sentito in occasione della giornata dedicata a Amalia Ciardi Dupré. Qualcuno di voi si ricorda, forse è intervenuto, se andammo a vedere anche le opere a Settignano della grande artista. Allora, il maestro Zanarelli, io ho pregato anche di dire qualcosa di sé, comunque ci farà ascoltare e ci illustrerà dei brani classici che trovate elencati nel programma della serata. Un programma peraltro calibrato anche sulla figura del professor Parlozzetti. Allora, grazie Vincenzo, buonasera a tutti voi e sono veramente lusingato di essere ancora ospite dell'ANDA. Oggi avremo un evento altrettanto significativo, un evento rivolto al professor Ugo Parlozzetti, noto storico e figlio del celebre soprano Fedora Barbieri, scomparsa nel 2003, che a suo tempo, in veste di direttore artistico dell'ACOMUS, ebbe l'onore e il piacere di conoscere personalmente, una donna veramente fantastica. I suoni che raccontano la storia è il titolo del nostro incontro, che ambisce nel senso lato della sua espressione verbale a raccontarci appunto storie di carattere differente attraverso la musica, trasportandoci ad esempio in campo militare con la polacca di Chopin e la marcia militare di Schubert, in campo letterario con i sonetti del Petrarca di Liszt ed in campo operistico con l'Isolde in Liebestod di Richard Wagner. Una miscellanea di brani che desiderano incontrare la più poliedricità culturale del nostro festeggiato, brani composti da grandi nomi che hanno fatto la storia del nostro patrimonio musicale, rivolti oggi a grandi nomi della storia del nostro secolo. Che vorrei appunto fare un applauso al professore qui con noi. Grazie. Ora, affinché possiate meglio assaporare le composizioni in programma, introdurrò brevemente ciascun brano prima della sua esecuzione integrale. Come avrete notato dal programma di sala e dal foglio bianco adesso allegato, eseguirò anche la traduzione musicale dei tre sonetti di Petrarca di Franz Liszt, tre meravigliosi canti ai quali, prima della loro esecuzione, la nostra grande amica poetessa Paola Lucarini darà voce. Procediamo con il primo brano che aprirà la serata. Ho pensato appunto alla marcia militare di Schubert. Thank you.
un applauso, accogliere qui la nostra poetessa Paolo Carini, che ci leggerà il testo di Franz Liszt. Grazie. I vidi in terra angelici costumi, i vidi in terra angelici costumi e celesti bellezze al mondo sole, tal che di rimembrar mi giova e duole, che quant'io miro par sogni, ombre e fumi. E vidi lacrimare quei due bei lumi che han fatto mille volte invidia al sole, e tu di sospirando dir parole che farian giri i monti e stare i fiumi. Amor, senno, valor, pietate e doglia facean piangendo un più dolce concento ogni altro che nel mondo udir si soglia. Ed era il cielo all'armonia sì intento che non si vedea in ramo mover foglia, tanta dolcezza avea l'aere e il vento. Dunque, la prima parte del concerto di Natale così è conclusa. Ora, come al solito, chi ci ha seguito negli anni precedenti, c'è uno spazio dedicato alla poesia. E il titolo di questo spazio questa volta è Nel cuore degli uomini. E abbiamo pregato Paola, che tutti conoscete ormai alle nostre manifestazioni. Paola è una grande poetessa, una saggista, operatrice culturale e non ultimo è per la Alla del 2008. Anzi, con l'occasione io vorrei ricordare le perle che abbiamo dato. Allora, nel 2007 il professor Federico Napoli, nel 2008 Paola Lucarini, nel 2009 Amalia Dupré, nel 2010 Donatella Tesi, che è qui presente e che ringrazio, nel 2011 Cigliana, professor Rodolfo Cigliana, nel 2012 Silvia Ranzi, che è qui presente e che ringrazio anche lei, nel 2013 Lucia Bruni e nel 2014, tra poco, avremo il professor Ugo Marlozzi. Quindi a questo punto io chiamerei Paola per la recita delle sue delle poesie che ha scelto in questo contesto. Grazie. Intanto io devo ringraziare Vincenzo D'Angelo che tutti gli anni mi concede 10 minuti, un quarto d'ora, per leggere delle poesie particolarmente originali che sono giunte sul mio tavolo e che poi sono entrate nel mio cuore. E quest'anno mi ci vuole doppiamente coraggio, perché dopo quello che abbiamo sentito dei sonetti del Petrarca, scegliere 3-4 poesie dico, è difficile. Sono poesie di poeti di oggi e quindi ho scelto delle poesie anche molto diverse fra loro. Il nostro è un tempo difficile, non importa sottolinearlo, è un tempo di crisi, è un tempo di guerre, è un tempo di violenze, non importa dirlo. E allora però è vero che questo Natale per molte persone può essere davvero diverso dagli altri che l'hanno preceduto. Quando tutto intorno sfolgorava di luci, quest'anno è tanto difficile
difendere per tutti noi la luce nel cuore. Con questo spirito si esprime la poetessa Esther Ceceri. Non ditemi Natale, non ditemi di Natale, ho drappi viola e sepolcri nel cuore, ho un venerdì di quaresima, pastorali non odo, né angelici canti, ma sommessi gemiti e neri lamenti. Non lampade adoranti, né stelle comete, di fuoco bagliori avvampano il cielo. Adesso Natale di Laura Cecchetti, che credo sia in sala, forse laggiù nell'ultimo posto. Natale. C'è un carnevale nel Natale che mi offende, eppure sono maschera anch'io in questo giro. Mi coloro di rosso, mi illumino di luci, lancio coriandoli di soldi nei negozi. E quel bambino appena nato resta lì, racchiuso nella fiaba, compagni solo un asino e un bue. Ultimo tra gli ultimi, ormai fuori moda, sarà riposto in soffitta nell'attesa, e l'anno prossimo sarà ancora Natale con le zampogne e i lustrini nel solito mercato della bontà. Ma io voglio che quel bambino cresca, che sia al mio fianco fino al giorno di morte, e finalmente a Pasqua sarà davvero Natale. Adesso due brevissime poesie mie che, pur non nominando il Natale, sono in quello spirito. Notte dell'anima, nel buio si prepara festa di stelle, fiaccole da mani invisibili, dal silenzio inni. Chi viene incontro, battito d'ali e moltitudine, sei tu. Naturalmente è rivolta a Gesù. Angeli discendono a noi su scie lucenti, rinnovando fiori in giardini invisibili. Fresche parole ruscellano dall'innocenza dell'origine, pronunciano quel nome, Gesù, nel quale siamo tutti compresenti e viventi. L'ultima poesia non è tanto natalizia, ma questa neve che cade un giorno lontano rinnova tutta la terra con il suo candore di innocenza. E allora questa grande poesia di un poeta semisconosciuto, Giovanni Corona, sardo, deceduto 20 anni fa,
Io la voglio dedicare in maniera particolare agli insegnanti, agli educatori, come lui che si ricorda maestro in un lontano giorno in cui era nella classe dei suoi bambini. In particolare, naturalmente, questa poesia la dedico al professor Ugo Barlozzetti, che è un grande educatore. Una mattina, ricordo, da Monte Oe scendevano impazzite nuvole nere ed oscuravano il cielo e la terra. E gli scolari, nell'aula, sui banchi, con le gote rosse dal freddo, con le dita ingrossate, violacee, e con gli occhi mai fermi, inquieti. Domande e risposte. Cosa è il nome? Quando è astratto? Quando è concreto? Ma poi venne la neve e fu la sorpresa, il silenzio. Lasciarono i banchi gli alunni, lasciai la cattedra anch'io a goderci la neve, col naso schiacciato sui vetri, a larghe falde cadeva. E la fame era nelle case, e sui campi lontano la guerra. Il nome concreto o astratto? Astratta la pace, astratto l'amore, concreti i carri armati, i cannoni e le carte hanno un'aria. La tristezza gelida, pesante nei cuori, come la neve sui tetti e sui rami. Ma gli scolari ridevano, scalpitavano impazienti, turbolenti per il tempo che s'era fermato. Ed ecco, improvviso, liberatore, il suono allegro del campanello, e subito i bambini addossarsi l'uno sull'altro, spintoni, fuori, all'aperto, a urlare di gioia, pallate di neve. Una mattina, ricordo, col nome astratto o concreto, mi domando, sarà servito sapere il nome, il pronome ed il verbo? Di certo è rimasto l'affetto, la gioia di vivere assieme e di essere una grande famiglia, la scuola. Rivedo il piazzale, risento le grida di allora. Poi niente, la neve, il silenzio, l'eternità. Grazie. Grazie Paolo. A questo punto passiamo al momento topico della serata. Io invito Ugo a venire qui accanto a me, invito Paola e Martelli a venire anche lui, sono i due vicepresidenti dell'associazione, e procediamo verso questa cerimonia che ormai è per noi una tradizione molto importante. È il conferimento della Perla Anla 2014, che quest'anno appunto abbiamo l'onore di consegnare al nostro socio, professor Ugo Barlozzetti, a molti di voi già noto, per i suoi interventi su diverse iniziative anche organizzate dall'Anla.
Cos'è questo riconoscimento? Io ve lo leggo così come l'ho scritto. È un riconoscimento che vogliamo assegnare a soci particolarmente impegnati a sostenere l'AMLA nelle varie iniziative e che si sono distinti per la costante, assidua e instancabile attività profusa con indiscussi risultati a favore dell'associazione. E lo facciamo consegnando innanzitutto ad Ugo una pergamena al ricordo della serata, che puoi leggerla a te, la leggo io, e mi fa piacere leggerla a lui per la prima volta e anche a voi che così la sentite. All'illustrissimo professor Ugo Barrozzetti, docente di storia dell'arte, scrittore, critico d'arte musicale, esperto di storia e strategia militare, membro del direttivo della Società Italiana Storia Militare e presidente del Comitato Scientifico del Museo del Figurino Storico di Calenzano e fondatore dell'Associazione degli Amici del Museo Stilbert. Organizzatore di mostre legate ad eventi storici, è uomo di grande cultura storico-letteraria, conferenziere, politico, amministratore della cosa pubblica. Persona generosa, disponibile verso gli altri, amico affidabile sul quale possiamo sempre contare, motivo di orgoglio per la nostra associazione. I soci dell'Alla Toscana, in questa particolare serata degli auguri, desiderano testimoniare a Ugo grande stima, sincera ammirazione e tanto, tanto affetto. Nel manifestare un sentito ringraziamento, in particolare per il contributo profuso nelle iniziative culturali associative, gli conferiscono il massimo riconoscimento associativo, la Perla Alla 2014. Invito Paola a consegnare la perla come segno antico della nostra stima. Grazie Ugo e ad Maeo. Non posso non abbracciare però qui Vincenzo, e con questo abbraccio tutti voi, perché questo senso di profonda amicizia, collaborazione, e vedete, la cosa che mi ha colpito di più è che mi sente veramente profondamente commosso è anche questo rapporto che si stabilisce con l'educare, perché questa associazione è un'associazione preziosa. Perché? Perché testimone di quel titolo del giornale, l'esperienza che è preziosa per le nuove generazioni. Si sta quelle parole della poesia, che così molto con quella sensibilità che Paola ha e mi ha dedicato, ecco, in quello ci vedo non soltanto un percorso nostro, ma anche, come qui abbiamo Donatella Tesi che ha scritto delle cose così importanti sugli aspetti più profondi del rapporto tra l'esistere e le generazioni, il rapporto con il tempo, il rapporto con quello che è un elemento fondante di questa società. Questo fardello, non voglio parlare del fardello dell'uomo bianco, bipinghiano, ma del fardello che ciascuno di noi ha con sé, la propria esistenza e il rapporto con le nuove generazioni, figli, nipoti, ma tutti quanti, partendo da qui, da Firenze. Guardate, noi ci troviamo qui in un luogo che è uno dei luoghi di una delle città più antiche d'Europa, Tiesoli. Ci troviamo in questo luogo vicino a quello che era il foro di quando da Etrusca è diventata Romana. Abbiamo questo rapporto con il seminario, che è un po' il testimone dell'antica Lucumonia come grandezza e estensione, siamo un passo da Firenze. Tutte queste cose sono un elemento importante e significativo della nostra coscienza di quel che siamo, di quel che saremo, se noi non, e ci sono delle parole stupende di Settis oggi sul Corriere della Sera, che parla del rischio di essere barbari nella propria realtà. Sta a noi, alla nostra generazione, continuare questa lotta importante in rapporto a quello che è la creatività, la musica,
la nostra splendida tradizione musicale, la nostra lingua straordinaria e forte, la nostra cultura, la nostra civiltà e la vostra esperienza di lavoro. Ecco, io credo veramente che con queste cose Vincenzo stia facendo un lavoro importantissimo, grazie anche all'entusiasmo e alla partecipazione di tutti voi. E come potevo io che cerco di continuare la mia opera di educatore, di docente, in qualche maniera, di comunicatore, vero, ma non sulle sciocchezze, il comunicatore dal punto di vista della storia, comunicare la storia. Ne ho parlato anche al Sagas, a Firenze, con l'Anna Benvenuti e gli altri, tutta una serie di docenti dell'università, perché è inutile sapere tante cose belle e lasciarle chiuse all'interno dell'università se non si comunicano a tutti, alle nuove generazioni. E questo è l'elemento forte, e io ringrazio di cuore tutti voi per quello che fate, non solo per questo momento che mi commuove, che mi partecipa, ma quello che... grazie, grazie di cuore, grazie. Poi andiamo di là per un rinfresco preparato dalle nostre signore, quindi ci tengo particolarmente. E quest'anno lo facciamo a sedere, contrariamente agli anni passati, perché si gusta molto meglio e dà l'occasione anche di scambiare qualche parola. Adesso voi le vostre idee e il vostro aiuto. Vive anche ed essenzialmente grazie a serate come questa, dove ci possiamo ritrovare e trascorrere insieme simpatici momenti in un'atmosfera magica prenatalizia, e dove possiamo ascoltare discorsi come quello di Ugo, che mi ha particolarmente colpito. Allora, in questa particolare serata colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i soci che hanno con noi collaborato per tutto l'anno. Un grazie particolare ai membri del Consiglio Direttivo e a quei soci che a chiamata rispondono soletti nelle emergenze. Per chi non le avesse viste, all'ingresso c'erano due punti soci per il tesseramento, chi volesse cogliere l'occasione, e per le nuove iniziative programmate appunto per il 2015. Quindi chiude la serata, come abbiamo detto, la carrellata, dopodiché si apriranno le porte per il rinfresco e il brindisi. Un grazie infinito alla professoressa, nostra fiduciaria, signora Carla Caviglioni, Anna Caviglioni di Greve, che ci dà la possibilità di collaborare con la Caritas di Greve e che ci ha fornito quest'anno gli omaggi che saranno distribuiti al... Io, i cari amici appunto dell'AMBA, vogliamo estendere appunto a tutti voi i nostri auguri di Natale, un prolifico anno nuovo, e veramente grazie ancora per essere stati in mezzo a noi, grazie a Paolo, al professore, e ancora all'amico Vincenzo e a Paolo Faini. Grazie.